Allora, Hub a Napoli. Ma Hub che cos'è? Aiutateci a capire, noi di Road TV siamo un po' inesperti. Che cos'è un Hub e che cos'è un Hub in una realtà particolare come Napoli? Beh, lo diciamo nel nostro video di presentazione, fulcro, motore di innovazione sociale e ambientale. Noi vogliamo creare, per il momento è solamente uno spazio virtuale, ma vogliamo creare uno spazio reale, concreto, dove le persone si incontrano, i saperi si incontrano, ci sia interdisciplinarietà, ci sia uno spazio dove sia possibile creare, coprogettare, sviluppare il co-working, sviluppare l'interdisciplinarietà, avere esperienze diverse che possano portare a business a sfondo chiaramente etico, ma che realmente portino un cambiamento sociale a favore quindi della nostra comunità, dei nostri cittadini e a favore dell'ambiente, e quindi con criteri di, diciamo, di attenzione importante per l'ambiente. Certo. Questo Hub si rifà alle esperienze di realtà già importanti e consolidate come Vienna, Milano, realtà però ovviamente molto avanti da un punto di vista economico, da un punto di vista tecnologico. Quanto può essere difficile e al tempo stesso stimolante farlo a Napoli? Ma l'idea di entrare in rete è quello che dalla rete uno può cogliere e arricchire il percorso che vogliamo iniziare qua a Napoli. Io non so bene cosa potrà diventare questo Hub. La logica dell'Hub è che le persone lo devono far, come dire, vivere ed eventualmente anche fare in maniera diversa rispetto a quello che si fa a Vienna, a Londra, a Milano. Non è che noi dobbiamo omologarci alle scelte fatte da. Il motivo per cui lo facciamo è che io parto da questa considerazione. Io insegno all'università e insegno in un corso di laurea di lettere e filosofia. E nelle mie aule proviamo a tirare fuori idee e a trasformare queste idee in progetti. Quello che poi osservo è che, per esempio, i gruppi che nascono nelle mie aule poi riescono ad arrivare al progetto, però poi magari gli manca il supporto tecnologico, gli manca il supporto di marketing o commerciale. E poi scopro, quando vado dai miei colleghi a sociologia, che ci sono persone molto brave a comunicare ma non sanno cosa comunicare. Quando vado in ingegneria vedo che ci sono bravissimi sviluppatori che sono bravi a sviluppare però non sanno cosa devono sviluppare e poi come comunicarlo. L'Hub vorrebbe diventare, il mio sogno è quello che diventa un luogo dove quelli che sviluppano i contenuti, quelli che sanno comunicare, quelli che sanno sviluppare software si ritrovano insieme e attraverso un processo di scambio si arricchiscono vicevolmente per far fare quel salto e passare dai progetti delle idee in cui diciamo che siamo molto bravi a trasformare in realtà questi progetti. Forse questo è il punto che a noi ci manca qui in città: trasformare delle belle idee in buoni progetti e buoni progetti in realtà concrete che fanno bene alla città, però garantiscono anche occupazione, lavoro vero per i ragazzi che le portano avanti. Quindi l'Hub, sotto certi aspetti, noi ci auguriamo possa rappresentare un modo per poter riuscire a realizzare progetti. Abbiamo visto il comitato promotore dell'Hub, è molto ricco, ci sono varie associazioni. Com'è il piano d'azione? Quali saranno i prossimi passi? Allora, il prossimo passo è certamente legare in un network le persone che ci sono stasera qui. Sinceramente non mi aspettavo una partecipazione così ampia. Evidentemente parlare di innovazione, parlare di cambiamento sociale in questa città verifica una grande sensibilità, e questo ci fa piacere perché vuol dire che le forze, le energie per sviluppare percorsi diversi per la nostra città ci sono, e ci sono soprattutto dei giovani. Quello che ho notato è soprattutto la grande partecipazione dei giovani. Fanno parte di questo comitato promotore diverse persone e costituite sotto forma di associazioni che di solito sono enti non profit, quindi senza scopo di lucro, e che porteranno avanti il progetto. Soprattutto come primo step verificheremo il reperimento di uno spazio. Questo spazio verrà coprogettato, codisegnato
il coworking sarà fondamentale per averlo e costruirlo e portarlo a termine. Quindi il primo impegno sarà il reperimento di uno spazio. E possiamo sbilanciarci sui tempi? Ci sono le previsioni? Guarda, ci sono una serie di difficoltà perché lo spazio deve avere delle caratteristiche, deve essere uno spazio centrale, deve essere uno spazio facilmente raggiungibile, non può essere uno spazio all'ottavo piano di un palazzo, non può essere uno spazio nascosto in un vicolo, deve essere uno spazio facilmente raggiungibile. Noi lo troveremo perché ci sono tante persone impegnate su questo. Siamo in prima persona in trincea per trovare questo spazio. Questo spazio sarà di tutti, sarà coprogettato e porterà, come dire, come detto già prima, innovazione. Professore, un'ultima cosa. La Campania è purtroppo terra di emigrazione dei cervelli, cioè i giovani laureati, le menti migliori vanno via, sono costretti ad andare al nord oppure all'estero. Questo hub può finalmente essere una risposta concreta ai ragazzi che hanno le idee e le possano realizzare finalmente nella loro terra? Ma l'hub può essere un piccolo laboratorio, di certo non può essere la risposta a un problema così enorme che, diciamo, che la nostra regione, le regioni del meridione hanno. Però diciamo, noi vogliamo fare una cosa piccola perché pensiamo che ci possa essere, come dire, una ricezione. Vogliamo fare, ritornando allo spazio, noi vogliamo fare uno spazio che sia bello, un posto bello dove stare. E quindi questo è un altro paradosso di questa città, perché ci sono tantissime soggetti, istituzioni che hanno spazi vuoti e non sanno che farne, e poi ci sono qualcuno come noi che hanno delle idee su come riempire questo spazio e sono alla ricerca. Quindi magari se attraverso Rod TV c'è qualcuno di queste istituzioni che ha qualche bello spazio vuoto nel centro della città che vuole riempire di progettualità, di giovani, di occupazione, noi siamo qui, sanno dove trovarci. Benissimo, milioni di spettatori di Rod TV, mi raccomando, rispondete all'appello del professore Di Vincenzo. Grazie. Scusate, noi di Rod TV siamo un po' grossier e non capiamo le cose. Hub sta per abbracciamoci, abboniamoci, abbocchiamoci. Che significa hub? Che cos'è un hub? Allora, l'hub è un nodo di persone, di società, di scambi, di interessi, di progetti. Questo è hub per noi. E voi, la vostra associazione Farmer Design, fa parte del comitato promotore dell'Hub di Napoli. Come mai questa scelta? Che cosa significa questo impegno? Allora, Farmer Design è un'associazione che si occupa di cittadinanza attiva, utilizza il design per la comunicazione sociale e utilizza tutti gli strumenti della creatività per avere un riscatto e una partecipazione attiva. E anche tu sei di Farmer Design. Cittadinanza attiva e innovazione sociale, concretamente che cosa significa? Che cosa si può fare? Concretamente si può applicare il metodo di innovazione a tutto quello che è il contesto sociale, quindi a ogni bisogno che ha la società, percepito da noi, suggerito dagli altri. Noi cerchiamo in maniera innovativa, con design o con altre forme di espressione innovative, di portare avanti questo discorso e di rendere la società migliore. Tutto. Quindi la creatività e il design come strumento per migliorare la società? Sicuramente sì. E lei, Francesco D'Ausilio, vicepresidente di Uniso, ci spiega le ragioni di una scelta così importante come quella di far parte del comitato promotore dell'Hub di Napoli? Allora, noi da parecchio che ci occupiamo di politiche giovanili, di comunicazione sociale, abbiamo già da più di un anno lavoriamo con i giovani e con il centro polifunzionale in campus a Via Mezzocanone 14. E proprio da quell'esperienza, diciamo, è maturata l'idea che questi ragazzi, una volta che hanno finito, diciamo, la loro attività, come dire, pro bono, devono cominciare a lavorare in un posto che sia adatto alle loro esigenze, che sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista proprio delle possibilità di connessione, di interconnessione e tra di loro e verso, diciamo, l'esterno. Per questo motivo noi siamo stati praticamente da subito convinti in questa cosa, ci siamo incontrati per strada, tra l'altro, perché eravamo partiti da due punti diversi, siamo partiti entrambi da Milano e ci siamo incontrati a Napoli praticamente. E, come succede a tanti giovani, a tanti ragazzi. Esattamente.
ma io non sono giovane, sono un ragazzo, diciamo, mi occupo di politiche giovanili. Del gruppo. Mi occupo di politiche giovanili perché c'è un aspetto giovanile, ma sto facendo crescermi la barba per cercare. Sei un diversamente giovane. Comunque voi siete molto in linea con quello che dice il Presidente del Consiglio, no? Il Presidente del Consiglio ha detto il posto fisso annoia, tutta una vita allo stesso lavoro scoccia, voi siete perfettamente in linea con le direttive. No, noi siamo completamente in linea con il Presidente del Consiglio, noi siamo per il cambiamento, per l'innovazione, per la società civile. Certo. Ecco, un'ultima domanda, ma innovazione sociale a Napoli è un'utopia? Questo hub, secondo voi, può davvero aiutare a cambiare le cose o c'è il rischio che diventi il solito bel progetto che poi rimane fine a se stesso? Guarda, nel momento in cui si riesce a far smuovere dal basso questa creatività, questa attività, i ragazzi, le persone realmente interessate ad un luogo nel quale sia possibile con diciamo uno sforzo, non dico con poco sforzo, ma con uno sforzo anche economico giusto per le loro capacità, allora è possibile andare avanti e costruire qualcosa. Io ho fiducia in questo, dal rapporto che ho con loro e con tutti gli altri membri fondatori, dalle loro esperienze, dal fatto che li ho conosciuti direttamente questi ragazzi e loro hanno effettivamente bisogno di lavorare in un posto che sia compatibile alle loro esigenze e dal punto di vista economico e dal punto di vista proprio creative. Si parla di innovazione, in realtà non è innovazione, in realtà è stare nel proprio tempo con le possibilità che si hanno.